Rieccoci insieme, siamo sempre con Filippo Agostini, Antenor Energia, siamo sempre in Piazza Garibaldi, in centro, a Padova. Allora, nota dolente, abbiamo visto l'aumento dei prezzi dell'energia, ci sono notizie proprio fresche fresche che dicono che dei finanziamenti, dei soldi verranno versati dal governo per cercare di calmierare questi aumenti spaventosi. Che cosa vi risulta? Perché poi voi avete le notizie più attendibili, perché dovete per forza esserne informatissimi a riguardo. Sì, così? Ad oggi in tal senso noi stiamo già operando, perché dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021 ovviamente il governo ha già attuato delle agevolazioni per la parte residenziale e la piccolissima media impresa, quindi parliamo su contatori con potenza fino a 16 kW. È stata applicata l'IVA al 5%, sono stati azzerati delle quote di oneri di sistema, e questo nell'energia elettrica, l'IVA al 5 solo sul gas, perché l'energia elettrica l'IVA al 10, quindi diciamo che per la parte residenziale o la piccola bottega, come dire, la variazione che dovrebbe essere stata del più 100% si è attestata intorno al 35%. Noi in questi giorni, Giovanni, Damiano e gli altri colleghi stanno fatturando con l'IVA agevolata e stanno anche conguagliando eventuali consumi che erano stati fatturati con l'IVA al 22, perché erano stati fatturati prima del decreto attuativo, e quindi stiamo operando tutta una serie di conguagli. Quindi per fate cercare... voi i conguagli in automatico? Sì, beh, assolutamente. Quindi... Sì, no, sì. È importante anche dirlo, perché effettivamente... Queste agevolazioni dovrebbero scadere il 31-12. In realtà, notizia odierna anche dei giorni scorsi, verranno ampliati anche per il primo trimestre 2022. Beh, consolante, c'è un messaggio. Vorrei chiedere all'esperto di energia se la regia me lo rimette in onda, perché non lo vedo. se mi mettono nuovamente in onda il messaggio, così posso anche leggerlo. Eccolo qua. Perché è contro sole. Perché siamo contro sole. Se è corretto pensare che questi aumenti spropositati non inducono a credere che il gas sia molto più conveniente... Però in realtà... In realtà gli aumenti sono sia gas che energia elettrica. Infatti l'ho detto, non è solo energia elettrica. Allora, di norma il gas produce molta meno energia di quanto produca l'energia elettrica. Quindi il gas è molto più costoso rispetto all'energia elettrica. D'accordo? Io ho fatto un calcolo, una famiglia media che usa l'energia elettrica per gli elettrodomestici e il gas metano per riscaldamento ha una spesa annuale di circa 3.000 euro, okay? Adesso io arrotondo per prima. Mentre chi ha la classica casa A++, quelle cose lì, che ha tutto in energia elettrica, compreso il piano induzione, spende notoriamente un 30-40% in meno. Okay? Quindi il problema del gas è un problema psicologico, perché noi ce lo dimentichiamo per 6, 7, 8 mesi, perché è la parte primaverile estiva, non consumiamo nulla e spendiamo 9 euro, 8 euro, ma poi d'inverno ci arrivano delle stecche da 300 o 400 euro. E quindi bisognerebbe fare la somma di tutto per capire. Ecco, però c'è il discorso che molti con cui abbiamo parlato, che hanno tanti kilowatt a casa, hanno dovuto per fare tanti elettrodomestici raddoppiare i kilowatt. Hanno anche delle spese fisse di non poco conto, con tanti kilowatt, primo, e dopo c'è l'altro del minacciato blackout energetico, che ha fatto raddrizzare i capelli a molti. Ma il blackout energetico sarà difficile, piuttosto sarà un blackout produttivo, e calando la produzione, come dire, aumenta la disponibilità di energia e di gas, quindi è la cosa che si dovrebbe compensare. In realtà la disponibilità di gas per coprire l'inverno c'è, l'energia per coprire i consumi ci sono, il problema è esclusivamente il prezzo, perché gli stoccaggi italiani sono pieni all'86%, vuol dire che mancherebbe quel 14% di sicurezza per essere a posto. Certo è che se le fonderie, chi produce vetro, chi produce piatti, chi produce lamiere, chi produce tipografie, spegne la propria produzione, ecco che i consumi si abbassano e a quel punto il gas è più che sufficiente. Messaggio che è arrivato poco fa, vediamo se la regia me lo riesce a rimettere in onda, che così la leggiamo, e poi passiamo anche alle nostre slide parlando della fine del mercato tutela, che comunque è un altro aspetto. Allora, ma provate a immaginare l'intero mondo che utilizza energia elettrica per qualsiasi cosa. Non sono complottista, ma troppo potere in mano ad un'unica fonte. Però c'è un sovraccarico energetico. Sono detto che a Milano interi palazzi non potevano consentire a tutti gli autoveicoli di ricaricarsi nei posteggi, perché altrimenti andavano. Ma questo accade da sempre, questo è completamente slegato dal fattore prezzo. Allora,
Se adesso tutto il parco veicoli italiano fosse elettrico, non, il sistema non sosterrebbe. Esatto, non è chiaro che questa cosa deve essere a lungo termine e deve essere programmata, però ad oggi non è sostenibile. Ancora dobbiamo adesso usare il carbone, ancora dobbiamo usare il gas metano e, perché no, l'eolico, l'idroelettrico, insomma, ovviamente. Quindi adesso non è sostenibile? No, in questo momento assolutamente no. È improponibile, quindi anche l'idea 2033, che è domani praticamente, di passare a tutti ai mezzi di locomozione, non più a scoppio, ma elettrici. No, ci vorrebbero almeno in Italia almeno 3 centrali nucleari, penso che non basterebbero nemmeno. Ecco, chiarito, no? Perché era un aspetto che bisogna anche tenere conto, al di là di tutte le componentistiche di cui si dice, però c'è anche un aspetto energetico. Andiamo a vedere le nostre slide. Fine mercato tutela, ci siamo stavolta, cioè, cosa sarà il quarto anno che stavolta diciamo. Dovremmo esserci, perché ad prima oggi, slide la vediamo, ad oggi siamo circa a metà dicembre, insomma, inoltrato, e non, e la data è, non sento proroghe, primo, eccolo qua, primo gennaio 2022, cioè da qua a qualche giorno, da qua a qualche giorno. Diciamo che all'utente finale non accade nulla se non sceglie niente. L'unica cosa, riceverà una comunicazione che sarà stato abbinato a una delle società di vendita che hanno vinto l'appalto per portarsi a casa, diciamo, queste utenze. Io dico sempre, siccome dobbiamo curare i nostri interessi, attenzione, perché nel database della società di vendita c'è l'indirizzo di casa, il numero cellulare, l'indirizzo mail, la domiciliazione bancaria per l'addebito in conto. Non è detto che questi dati vengano passati correttamente e quindi si rischia qualche intoppo. È meglio informarsi, come dire. Non appena si riceve la comunicazione di essere stati slegati dal Servizio Elettrico Nazionale. Quindi questo è importante, perché su questo ci hanno anche scritto dei telespettatori che non hanno capito bene come avverrà questo passaggio. Cioè, adesso questa è la data, l'abbiamo vista insieme, 1 gennaio 2022, all'ultimo non possono cambiarla, quindi questa è. Forse sì. No. Cosa dovrebbe sostanzialmente succedere alle persone? Cioè, loro non sanno cosa si aspetta da aspettarsi. Chi è passato ad Antenore è a posto, chi giusto? È passato al mercato libero è a posto. Sì, ma certo, Antenore e anche altri ovviamente. Certo. È a posto perché sa con chi è abbonato. Chi è nel Servizio Elettrico Nazionale, nell'energia elettrica o nel gas, nella bolletta in alto a sinistra c'è scritto mercato tutela, dovrebbe in teoria fare una scelta. Se non la fa, verrà di forza abbinato a un operatore. Ma gli arriva una notizia? Sì, beh, certo, gli arriva una comunicazione via cartacea. Via cartacea, di solito, in cui c'è scritto tutto questo. Sarà un linguaggio un po' complesso, però insomma si capisce subito. E vede a chi è stato assegnato. Si vede che sia stato assegnato. È chiaro che poi conviene sincerarsi, che tutti i propri dati anagrafici siano corretti, che magari ci sia la mail, il numero di telefono per qualsiasi problema, perché tutti noi, magari quelli un po' più attrezzati, preferiscono avere la bolletta solo via mail, la domiciliazione bancaria, che l'IBAN sia corretto. Cioè, pensiamo a chi ha una domiciliazione vecchia di 20 anni, magari la banca ha cambiato ABI e CAB perché è stata fusa, non so, Cassa Risparmio di Padova Rovigo è diventata Banca Intesa, il nostro IBAN è stato variato, solo che la domiciliazione è rimasta col vecchio IBAN. Nel momento in cui si viene assegnati a una nuova società che prova ad abbinare il pagamento automatico, dice che l'IBAN è errato, giustamente, perché è il vecchio IBAN. Quindi è meglio sincerarsi poi con la nuova società, che tutto sia regolare, altrimenti ci possiamo trovare che per sbaglio non paghiamo le bollette, perché siamo abituati di riceverle, ma tanto vanno in banca, e invece magari non vanno in pagamento, ci troviamo l'utenza sospesa per morosità. Fantastico. Ho detto il caso peggiore, ovviamente. Sì, però sono i peggiori, non si sbaglia, purtroppo non si sbaglia mai. A questo punto, la persona che si è stata affidata, le persone saranno anche abbastanza, che si trovano automaticamente affidate ad altre compagnie, altre società. Quando possono effettuare il cambiamento, la propria scelta, se dicono no, questo è proprio questo, mi è capitato, non mi va bene, o quando se ne rendono conto, eccetera, che tempi ci sono e cosa bisogna fare? Lo possono fare liberamente, senza alcuna penale, possono cambiare gestore. Quindi abbonarsi, che ne so, a Enel, a Era, ad Antenore, a tutti quelli che ci sono nel mercato, a Eni, non ne dico alcuni per non. E lo possono fare liberamente, in maniera gratuita, e notoriamente il passaggio al nuovo fornitore ci vuole mediamente da un mese e mezzo, circa 2 mesi.
Ah, ci sono tempi tecnici, quindi sì, bisogna essere consapevoli anche di questo. Un contratto fatto a gennaio a decorrenza primo marzo, quindi parliamo di un mese e mezzo circa per fare il passaggio, perché vengono passati tutti i dati tecnici, tutte le parti di letture, il cliente non deve fare nulla perché ormai è tutto telematico quasi, e quindi viene fatto il passaggio. Questo è importante. Lì la scelta deve essere fatta con un po' di attenzione e oculatezza, perché si sta muovendo un po' tutto nei mercati delle energie e delle società. Sì, insomma, ci sono comunque, come in tutti i settori, delle società che lavorano bene e alcune un po' più, come dire, che lavorano un po' meno bene. Però alcune sono più forti, altre più fragili. Sì, però il problema è che la maggior parte degli utenti finali non conoscono bene la materia, non conoscono bene il contenuto della bolletta, che in effetti è abbastanza complessa, e lì si può annidare qualche spesa non prevista o non richiesta, che ne so, un'assicurazione per la caldaia, un'assicurazione per la casa, oppure una quota per la commercializzazione di non so che cosa. Magari sono anche pochi euro, ma moltiplicati per tanti utenti sono cifre importanti. E l'ARERA e l'antitrust comunque monitorizzano molto il mercato. In questo momento su 600 società di vendita ne hanno già controllate almeno un centinaio, ed è in corso una verifica di correttezza commerciale su altre 56. Quindi, insomma, quindi c'è un controllo. Sì, il mercato è nuovo, il mercato è abbastanza giovane, un po' alla volta si pulirà da tutte queste situazioni. Allora, passiamo un attimo a vedere la slide sul riscaldamento, perché questo è un altro punto molto importante. Perché? Perché purtroppo abbiamo visto che il riscaldamento inciderà tantissimo in questo periodo, qui non siamo in estate, nelle nostre bollette. Che cosa ne emerge? Anzi, aspettiamo un attimo che danno accenni dalla regia, che andiamo in pubblicità, così dopo abbiamo tempo di vedercela con calma e di valutare alcuni aspetti, perché sono importanti in questo periodo qua. Pubblicità, pochi secondi.